Many crush on the building. You already know what the fuck is going on. Today we over there. I'm going to show you my clothes. Oggi andrò a farvi vedere tutti i miei vestiti. Ta-da-da-dan. Tutto questo materiale è stato comprato a Seattle, in LA oppure in Colorado. Quindi andate a vedere uno stile americano. You feel me? What you talking about? Yes sir, that's me. Many crush, you feel me? Incominciamo subito dai cappellini, you feel me? Qua abbiamo un cappellino Supreme. Penso che questo l'abbiate già visto nei miei video. C'ho questo bianco, io veramente amo i beanie. Guardate questo Ralph Lauren, sempre usata la Ralph Lauren, ne ho pure due perché mentre sono ricco e bello. C'ho quello nero, io firmi, c'ho questo qua, cioè ce ne ho uno per ogni cazzo di outfit alla fine. Pure verde, non so se sta merda metta a fuoco, ok, vedete questo è verde. Poi vabbè c'ho questo dei Seahawks, che è la squadra di football americano che c'ha a Seattle. Poi, come ho detto, io amo Ralph Lauren, ok. Allora mi sono comprato un po' di magliette di Ralph. Questa bellissima maglietta è la Polo di Dubai, you feel me? Sapete perché a Seattle si usa Polo Ralph Lauren? Semplicemente perché negli anni 90 nel ghetto andava di moda usare le Polo. Quindi fanculo ne ho preso un po'. Guardate anche questa della Spagna. Fuck you talking about? Una delle mie preferite è quella nera, guardate. Boom! Yes sir, cioè questo mi pare che costa un centinaio a pezzo. E poi arrivano qua le più classiche, mentre solamente col logo piccolo di merda. Non sapevo che colore prendere, allora me le sono comprato blu, arancione, you feel me? Adesso non ho sbatti di aprirle perché. Poi qui c'ho altre magliette. Questa qua era quando ho fatto serata e mi sono spaccata a merda. Guardate come è pulita adesso, you feel me? Bellissima. Poi qua c'ho quella di Versace, comprata a Seattle, guardate che bomba, mamma mia. Questa è proprio da capi. Guardate cosa dice. Hashtag, fatela anche voi qua sotto nei commenti. Hashtag FBGM, fuck bitches, game money. Yes, scopo puttane e fai soldi. Stile di vita assoluto. Questa della Jordan, vedete, con sul logo. Questa è una delle mie preferite, con sul cash, you feel me, fuck you talking about, della Nike, con il ferma soldi della Nike, perché in inglese Nike è Nike. Questa è della Jordan, perfetta per matchare con dei pantaloni neri. Questa è la squadra di baseball del Seattle Mariners. E poi qui vi devo far vedere, questa è la maglia dei Seahawks. C'ho un'altra maglia della Jordan. Eh sì, io mi vesto diversamente da voi europei. Poi questa me l'ha pigliata mia mamma quando eravamo, cioè quando è andata a New York, dei New York Yankees. E questa che è originale, costa un 150 per una canotta, dei Lakers, i filmi, fuck you talking about. Yes sir, Gasol. Voi ridete e scherzate, ma guardate quanto è figa, con scritto Savage. Cioè, questa è magnifica e l'ho pagata $10. L'ho presa nel posto in cui vanno i poveri, che si chiama Ross, you feel me? Poi qua facciamo vedere un po' di cappellini. Cappellino della Jordan, yep. Cappellino della Washington. Questo è dopo. Oh, questo qua non so che cazzo significhi, ma non avevo un cazzo da fare, allora l'ho comprato perché avevo tipo sto outfit, you feel me? Così matchava. Poi c'è quello di Tommy, mai usato in vita mia. Questo della Nike, usato qualche volta. E questo della Calvin Klein, mai usato in vita mia. Cioè io compro anche vestiti per non usarli ogni tanto. Poi qui c'ho due borselli veramente magnifici. Questo è della Bape, cioè non so neanche perché l'ho comprato. E questo è della Champion. Quanto è dope, stai male. Passiamo ai pantaloni. Poi vabbè, pantaloni neri, ma quanti cazzo ne ho. Questo è uno skinny nero, i firmi. Questi sono dei pantaloni brown. Adesso vi devo far vedere i miei preferiti. Boom. Cioè guardate quanto, cioè questi sono assolutamente i miei pantaloni preferiti. Poi vabbè c'ho quelli bianchi. E questi sono quelli da ghetto, larghi, che voi non li usate. Vedete, anche questi sono veramente dope. Fuck you talking about. Questa è una maglia a riga, che figa, della Ralph Lauren. Questa è una maglia della Champion, i filmi, fuck you talking about. Bianca con le maniche nere, magnifica. Anche questa non costa un cazzo. Oh, questa è dopo un botto. Guardate, Savage, fuck you talking about. Cosa è un Savage, i filmi? Oh, questa nessuno ce l'ha sicuro. Vedete, con gialla, con queste scritte colore viola, viola bordeaux, con scritto
Production of New York. Questa è la jersey dei New York Yankees, i film. Questa è, cioè non è bella, ma di più. Fuck you talking about. Beh, rischiamo tutto, tanto. Questa è della Jordan, una casacca double face. Poi qui abbiamo la jersey dei Mariners. Boom, questa è dope. Con dei pantaloni che ho fatto vedere, quelli blu, e le scarpe bianche e blu, stai male. Maglietta della Washington, questa era dell'università. Che minchia, nell'università che ero, cioè, hanno lo stadio di 50.000 persone. Poi ogni tanto io mi butto su anche con la Puma. Questa è bella con dei pantaloni marroni. Eh sì, già, sono uno stilista pure io, hai visto Barengo, so che guarda i miei video, quindi taggatelo. Questa, mamma mia, guardate. Colletto rosso, rosso e bianco e un po' di blu e nero. Cioè, questa la puoi matchare con un bot di roba. Adesso passiamo alle scarpe. Allora, queste sono Air Jordan 13. Stai male. Se ce le avete in Italia, ve lo succhio. Queste sono delle 11 low, semplice, nere e bianche, nulla di che. Queste qua non so perché, ma ce ne ho 4 paia. Sono una delle mie preferite, Air Force One, i film. E queste assolutamente, io me le scopo la notte. Cioè, guardate, mamma mia, in Italia ho sentito che costano 400 euro, ma in verità in America le paghi 250. Cioè, guardate, stavo cercando di copare quelle tutte rosse così, ma non, cioè, sono finite. Mamma mia, queste qua, stai male. Le 11. Poi qua abbiamo le 7, che sono 5 anni vecchie, queste non le trovi più. Queste le ho usate tanto per collezionare gli film. E Jordan, fuck you talking about. Queste le 12 12 Master. Sono un po' sputtanate, però sono dope. Queste da matchare con tutto ciò che vuoi. Che palle, perché ho lasciato le più fighe? Vabbè, comunque ho queste Air Force. Come ho detto, le Air Force sono le più fighe, secondo me. Cioè, una delle scarpe più belle. Adesso vi farò vedere una cosa che non avrete mai visto, è probabile. Allora, questo è tipo una casacchetta lì del Manchester United. L'ho comprata quando ero andata a Manchester, molto dope. Questa è della Nike, ma io non l'ho mai usata. Cioè, visto? Non è male, poi c'è anche sto loghetto qua di merda. Non è male come roba. Cioè, se avete questa, ovunque voi siate, vengo e guardate, me la porto. Questa è della Cookies, mamma mia. Cioè, se non sapete che cos'è, è praticamente il brand per fumarsi le canne. Qua dentro tu metti l'erba. Voi ridete, scherzate, ma sono serio, ho fatto una ricerca, chiamate pure Barengo. Qui mettete l'erba e non puzza. Sta roba non puzza, perché è, come dice, ti salva l'odore. Cioè, guardate quanto è figa. Tu stai male. E questa qua costa tipo un 200. Questa è una giacca dei Seattle Mariners, squadra di baseball di Seattle. E questa, cioè, guardate che figa, North Face. Guardate che figata è questa. Cioè, guarda, stai male. Questa è proprio una delle più dope che abbi mai visto. Questa è una giacca dei Seattle Seahawks, collaborazione con la Nike. Fighissima, una roba dope. Qua c'ho la giacchetta della Patagonia. O Patagonia, come cazzo si dice poi. Pare che costa un centinaio, ma neanche così tanto. Cioè, guardate che figata. Stai male. Pum. Mente? Yes, sir. Cioè, c'ho il mio stile. Guardate, il colore è tipo militare, con scritto qua Property of no one, che significa proprietà di nessuno. You feel me? Fuck you talking about? Many fresh on boss. E adesso vi farò vedere le giacche. Allora, questa l'ho comprata quando ero andata a LA, Los Angeles, e si illumina pure di notte. Un cazzo di bomber costerà sui 200 dollari. Vabbè, questo è un altro bomber a caso che, boh, niente di speciale. E questo, guardate, mamma mia, cioè, guardate i particolari. Questa è una cosa fighissima, ma voi non lo sapete, guardate. Volete vedere? Guardate, visto? Opla! Vaffanculo. C'ha la doppia faccia. Cioè, c'è il nero e oro. E poi qua ce l'ha così, i filmi. A me piace un botto il bordeaux, non so perché. Con questo drago. In verità è una tigre serpente, ma va bene, facciamo finta sia un drago. Poi questa giacca l'ho pagata 550 per l'inverno. Cioè, guardate quanto cazzo è grossa. Poi il cappuccio.
Questo è proprio, cioè ci puoi mettere dentro la pistola, quello che vuoi. Polo sporio, fimi. Guardate, così dope. Questa tiene un botto, ci avrà una ventina di tasche dentro. Guardate, 6,50 di... come cazzo si chiama? Questo costa tipo 200, non è male. Usato qualche volta. Ladies and gentlemen, siamo giunti alla fine del video. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non vi è piaciuto a me non frega un cazzo. Lo... Isora Gaming Filmi. Fatemi sapere se volete un video su tutte le cose dorate che ho. C'ho anche pure la lente, così potete capire se siano fake o meno. You feel me? Da me mi piace tutto, noi ci rivediamo alla prossima. I'm the one, I'm the next. You already know what the fuck is going on with me. Fuck you talking about, bitch.